Salve a tutti, sono Master Wallace. Oggi sono qui per parlarvi di un problema che inquina tutto il mondo del bodybuilding da moltissimo tempo, troppo tempo. Problema del doping bodybuilding e delle cosiddette morti annunciate. Oggi affronterò questo problema in tre molteplici aspetti che cercherò di spiegare molto bene, specialmente per i giovani che sono fuorviati dai falsi maestri di oggi, dopati e di esempio per nessuno. Voglio subito dire a tutti voi ragazzi che mi state ascoltando che prima di affrontare il discorso della salute del doping, mettetevi in testa una cosa: il doping è reato, il doping è proibito dalla legge, ci sono delle leggi specifiche che non consentono ad alcuno, a nessuno, di usare farmaci dopanti. Vi dirò di più, alcuni farmaci molto usati nelle palestre, come ad esempio il nandrolone, il famoso Decadurabolin, che è usato in medicina per certe patologie, diciamo patologie ossee, patologie a carico di anziani, patologie traumatiche, ebbene sappiate che il nandrolone è inserito nella tabella degli stupefacenti, è chiaro, il nandrolone è equiparato alle droghe, quindi se avete in tasca una fialetta, ricordatevi che è come se avete in tasca della droga, tanto per chiarire, e anche tutti gli altri farmaci dopanti, tutti, sono proibiti comunque, nessuno può detenere, usare o cedere farmaci anabolizzanti. Rischiate l'arresto o delle denunce, vi ritroverete con denunce legali, tribunali e avvocati, chiaro? Nessun medico può segnarvi queste cose per allenarvi, quindi le dovrete per forza comprare in nero, con degli spacciatori, con farmaci che vengono da non si sa dove, di origine furtiva o comunque illegale, va bene? Anche se ci sono stati dei casi di cronaca dove alcuni famosi medici prescrivevano queste cose con motivazioni secondo loro cliniche, sono stati comunque arrestati e indagati e come finirà il processo non si sa, ma questo è avvenuto perché non è concepibile che un medico fornisca farmaci usati per malattie ad atleti sani che vogliono semplicemente ingrossarsi, ok? Quindi nessun medico potrà mai segnarvi farmaci dopanti e qua è l'unico modo per averli è buttarvi nel traffico dell'illegalità, esattamente come fanno i drogati che per reperire la roba entrano in un giro di spacciatori, va bene? Quindi tenete conto questa cosa qua, il doping è sempre reato. Occhio. Veniamo al discorso salute doping. Vedete, io non voglio fare del terrorismo di bassa lega, tipo lo steroide è pericolosissimo, appena te li inietti muori o cose di questo genere, perché non è così. Non di meno, dobbiamo considerare che comunque sia quei farmaci sono lesivi per la salute. Non ascoltate certi capoccioni dopati peraltro che sono in giro per la rete che diffondono concetti abbastanza fuorvianti per i giovani, tipo non esiste prova che lo steroide abbia causato una sola morte, oppure gli steroidi fanno meno male del fumo, dell'alcol o queste menate qui, perché intanto casi acclarati di persone, campioni morti per l'uso di farmaci dopanti, parliamo anche in generale non solo di steroidi, ce ne sono a tonnellate e fra un po' ci trovo anche qualche nome famoso, qualche nome che è stato desunto
dalle cronache dell'epoca, dalle riviste, quindi sono fonti ufficiali. Ma l'elenco dei morti per doping c'è ed è anche lungo. Riguardo al discorso dell'alcol e del caffè, del fumo, scusate, dovete capire questo. So bene che l'alcol fa 30.000 morti all'anno di cirrosi epatica. So bene che il fumo causa circa 90.000 morti all'anno di tumori al polmone, cifre spaventose, per cui è facile dire, io mi faccio gli steroidi, gli altri fumano e bevono, alla fine sono più coglioni loro che io, giusto? Ma non è così, attenzione, voi dovete tenere presente che l'uso dell'alcol e del fumo è diffuso nella nazione o nel mondo in milioni di persone. Cioè, in Italia milioni e milioni di persone bevono e fumano. Chiaro che le statistiche dei morti o delle malattie sono esorbitanti, mentre l'uso di farmaci dopanti, specie con accumulo di tanti farmaci e alti dosaggi, è una piccolissima parte della popolazione, addirittura una piccolissima parte dei bodybuilder, diciamo, amatori. Per cui è ovvio che non avremo dei numeri eclatanti riguardo ai danni e alle morti degli steroidi, ma se per assurdo milioni di persone cominciassero tutti i giorni a usare steroidi ad alti dosaggi e farmaci dopanti, i famosi mix, state certi che le statistiche sarebbero simili a quelle del fumo e dell'alcol. Questo tanto per chiarire. In più, sappiate questo, non è che se esistono due mali, fumo e alcol, se ne giustifica un terzo, quindi ve lo potete fare. Se ci sono due mali, evitate anche un terzo male. Non è una logica che dire il fumo e l'alcol fa male, quindi mi faccio anche gli steroidi. No, voi non dovete fare né fumo, né alcol e né steroidi, per come la vedo io, chiaro? Questa è la via della salute. Allora, gli steroidi e i tumori. Alcuni steroidi, i cosiddetti 17 alfa chiliati, ma adesso io oggi non voglio fare un discorso tecnico, comunque alcuni steroidi sono molto tossici per il fegato e di fatto possono causare dei tumori. È vero che i casi clinici accertati per l'uso di questi farmaci e i tumori sono ristretti. Bene, è anche legati a persone che già avevano altre patologie, no? Perché più o meno questi sono gli studi. Ma quello che è certo è che quel tipo di steroidi lì, che più che altro sono steroidi orali, posso citarvi ad esempio lo stanazolol, il famoso Wistrol, ebbene, causano dei danni al fegato pesanti che possono anche sfociare in un tumore. E in chi è soggetto, in chi è già portatore di patologie che facilmente evolvono, questi farmaci sicuramente lo faranno accelerare, va bene? Quindi chi ha già delle patologie in atto di forma tumorale al fegato, quei farmaci lì accelerano al massimo la progressione. Forse molti bodybuilder un po' anziani, molto meno giovani, ricorderanno il nome di Andreas Munzer. Andate pure a guardare in rete chi era Andreas Munzer, le foto. Era un bodybuilder probabilmente il più definito mai apparso sul pianeta Terra. La sua definizione era terribile e impressionante. Il suo corpo, la sua muscolatura era praticamente tutta zigrinata. Era una cosa pazzesca. Ricordo bene Andreas Munzer. Ebbene, Andreas Munzer, che purtroppo morì giovane, non morì in sé per uno steroide, se vogliamo i classici anabolizzanti. Andreas Munzer ebbe una forte emorragia allo stomaco, di natura non ben chiarita. Il problema era questo: oltre ad assumere tutti i noti farmaci anabolizzanti che sono noti, assumeva anche dei farmaci anticortisolo, perché si pensa che
sopprimendo il cortisolo, che è un ormone catabolico, l'organismo tende a recuperare e favorire molta più massa magra. E quindi si usano farmaci anticortisolo che sono usati per certe patologie, e ovviamente i bodybuilder li usano per i loro interessi folli. I farmaci anticortisolo hanno un problema però: intanto sopprimere il cortisolo completamente è altamente dannoso, perché ha una funzione nell'organismo, ok? Antinfiammatoria, ma anche antiemorragica. Quindi l'organismo di Munzer aveva il cortisolo completamente soppresso e non aveva nessuna capacità antiemorragica. Ecco perché l'emorragia allo stomaco è stata letale. Il suo organismo era incapace di bloccarla. Quindi la causa, secondo i medici, della morte di Munzer fu questa. Ma durante l'autopsia di Munzer, peraltro io ho visto anche in rete le foto del corpo di Munzer, veramente triste vedere quel corpo eccezionale steso e duro su un tavolo. Quando aprirono il suo corpo, videro un corpo praticamente devastato. In particolare il suo fegato, il fegato di Munzer, era devastato. Era zeppo di cisti tumorali grosse come biglie. Il fegato era zeppo di queste cisti tumorali, grossissime. Scoprirono anche, tramite le analisi, ma lo disse anche lo stesso Munzer, almeno queste sono le notizie dell'epoca, che Munzer assumeva un cocktail di una ventina di farmaci diversi, tantissimi, tra cui alcuni di quelli esattamente dannosi per il fegato. I medici ne conclusero che Munzer, comunque, il suo destino era già praticamente segnato, il suo fisico era a pezzi, in particolare il fegato. Quindi quel corpo incredibile che noi guardavamo e rimavamo stupefatti, dentro era marcio, era distrutto, e la morte era dietro l'angolo. Munzer assumeva delle quantità di farmaci, dei cocktail impressionanti, va bene? È ovvio che non è automatico che chiunque assuma tonnellate di quei farmaci diventi come lui, come nessuno diventa come il campione del Mister Olympia, qui ne parleremo poi. Ma è questo che dovete capire: quei corpi incredibili che vedete lì dentro sono distrutti, perché l'uso dei farmaci per diventare così è talmente alto, il cocktail è talmente massiccio, che l'organismo si logora. Il pericolo più grosso degli anabolizzanti nell'organismo, comunque, come ho detto, non è tanto il discorso tumorale, è il discorso del danno all'apparato cardiovascolare. Le morti per attacchi cardiaci o ictus tra i campioni di bodybuilding, il tasso di morti di accidenti cardiovascolari è veramente alto. Ci sono tantissimi casi di giovani campioni, anche di intorno ai 30 anni o meno, e quasi tutti sui 45-50 morti per infarti. Ci sono nomi famosi, potrei fare degli elenchi, potete cercarveli se volete. Questo perché gli steroidi, si è scoperto anche recentemente, che causano un grosso danno al muscolo cardiaco. Praticamente lo steroide era già noto per favorire uno stato anomalo del profilo lipidico. Gli steroidi tendono ad abbassare il colesterolo buono, a fare quello cattivo. Questo nel tempo intasa le arterie, ma non è solo l'effetto dannoso. Gli steroidi tendono a far diventare un cuore molto più grosso del normale, diventa ipertrofico, ma non è una risposta normale all'allenamento, come può essere, è proprio una conseguenza dello steroide. Il cuore diventa ipertrofico, troppo. In più le pareti interne del cuore producono un continuo aumento delle cellule del miocardio, e le pareti si spessiscono, i ventricoli. Questo causa un cuore ipertrofico e debole. In più, favorendo anche un livello di lipidi alterato, questo porta a danni cardiaci abbastanza elevati. Non è che tutti moriranno a 30 anni o 40 anni
con gli steroidi, ma quello che è certo è che intanto vi fanno dei danni cardiaci, sicuro, accelerano l'usura cardiaca. Ma se qualcuno ha la sfortuna di avere già, dal punto di vista della predisposizione familiare, uno sfavorevole profilo cardiovascolare, state certi che gli steroidi ve lo accelerano al massimo, ve lo accelerano al massimo. Va bene? Quindi è chiaro che quando vedete un giovane morto per attacco cardiaco che abusava di farmaci, probabilmente il suo organismo era già predisposto a questo, forse sarebbe morto a 50 anni, naturalmente gli steroidi hanno fatto morire a 30, questo è il punto. C'è il famoso esempio fra i tanti, di Mike Matarazzo, notissimo campione dell'epoca del Mister Olimpia. Aveva in famiglia una storia familiare di problemi cardiaci, suo padre ebbe un attacco in età relativamente giovane, intorno ai 50 anni, Matarazzo intorno ai 30 o poco meno ebbe ben due infarti cardiaci secchi, è sopravvissuto per miracolo. E quindi tenete sempre presente che questi farmaci sono altamente dannosi, non possono farvi bene in alcun modo. Vogliamo parlare dei diuretici? L'assurda follia di andare in gara completamente disidratati, con farmaci usati per altre patologie gravi, invece usati per mandar via tutta l'acqua dal corpo, con squilibri elettrolitici gravissimi. Dobbiamo citare il caso più eclatante, Momo Benazizza, partecipante alla Mister Olimpia, morto per abuso di diuretici. Forse pochi ricordano quando portarono via dal palco quel famoso campione francese che era praticamente secco, indurito come una statua, perché era praticamente paralizzato dall'abuso di diuretici. Adesso è inutile fare i nomi, ma ci sono le foto famose. Insomma, il culturismo oggi, ragazzi, è veramente un discorso di farmacia ambulante. Cioè, ci vogliono gli steroidi anabolizzanti per favorire la massa muscolare, ci vogliono i farmaci lipolitici per definirsi, tipo GH, tiroidei, anfetamine, ci vogliono gli antiestrogeni perché dovete controllare la reazione dell'acqua, le ginecomastie, ci vogliono i farmaci per recuperare dopo, per stimolare di nuovo l'organismo a produrre ormoni, quindi la cosiddetta recovery, quindi altri farmaci. Poi ci sono farmaci per rialzarsi la notte. Il famoso Paul De Maio morì per un'overdose di Nubain, è una specie di eroina. Il Nubain veniva usato per tenere sotto controllo il dolore e continuare a allenarsi, perché un professionista quando ha una gara in vista e ha un problema, ha una spalla o un gomito, non è che può smettere di allenarsi, è in gioco dei soldi, dei contratti. Il Nubain mascherava il dolore e ci si continuava a allenare, facendosi del male enorme. De Maio esagerò con la dose e morì, overdose di Nubain. Ma questo è uno dei tanti. Viene usato in certe preparazioni, viene usata facilmente anche la marijuana per rilassarsi di notte, perché con tutti gli stimolanti che si prendono nel giorno, di notte non si dorme. Quindi, signori, allora il bodybuilding oggi a livello agonistico, e più si va in alto e peggio è solamente un discorso di farmaci. Non c'è più niente del bodybuilding. Potremmo fare un Mister Olimpia chimico? Vogliamo fare le gare chimiche? Questa è la mentalità. L'allenamento, le diete, lasciate stare. Queste hanno un senso per i natural. Allora lì si vede il risultato finale di quello che uno è riuscito a fare, la sua bravura, le sue tecniche, anche la sua genetica, se vogliamo. Ma oggi, il bodybuilding di oggi è una questione di farmaci. Chiaro? Farmaci, farmaci e farmaci. E quando molti sapientoni dicono, certo, ma i campioni comunque sono dotati geneticamente, perché molti si fanno i farmaci, nessuno diventa come Mister Olimpia, è certo. Ma non è una questione di sapersi allenare, di passione, di dizione, quei famosi discorsi, no? Che vedo sempre. In bodybuilding motivation si vede gente zeppa di roba che in qualsiasi modo spinge o tira, si gonfia comunque, quindi non state a pensare che l'allenamento abbia veramente un ruolo a livelli di doping, sono delle merite cretinate, va bene? Allora,
quello che fa il campione, il mister Olimpia, i mostri, sono due fattori. È vero che c'è una predizione genetica, ma i fattori sono due. Primo, bisogna essere molto, ma molto ricettivi ai farmaci, nel senso che questi farmaci creano una grande risposta muscolare, ma non che non c'entra quasi nulla con l'allenamento, è proprio l'organismo che reagisce in maniera eccezionale, uno comincia a gonfiarsi di smisura. Quindi una grande risposta ai farmaci androgeni per quanto riguarda lo sviluppo muscolare. Questo è il primo fattore importante, perché abbiamo molta gente che assume tonnellate di farmaci e comunque non cresce, i suoi recettori muscolari androgeni sono scarsi. I campioni sono persone che hanno una grande reattività a questi farmaci, si gonfiano immediatamente, diventano enormi, ci danno del loro con dosaggi mix pazzeschi, ma quella è la prima cosa. Secondo fattore per diventare enormi con la chimica e diventare anche famosi, la tolleranza a queste montagne di farmaci. Molti campioni che hanno avuto una carriera meteora erano altamente ricettivi al farmaco ed erano letteralmente esplosi, ma non erano in grado di tollerarli e la loro carriera è finita rapidamente. Non voglio fare nomi, ma ce ne sono di famosi che hanno ceduto in fretta i reni o altri problemi fisici che non gli hanno consentito di continuare quelle cure impossibili, quei dosaggi impossibili, mentre altri paradossalmente erano ricettivi al farmaco e il loro organismo altamente tollerante. Alcuni grandi campioni, anche qui non facciamo tanti nomi, hanno resistito 10, 15 anni, 20 anni a quei livelli lì, con una tolleranza al farmaco eccezionale, ok? Poi alla fine hanno avuto anche loro problemi, hanno dovuto lasciare, ma questo è quello che conta. Quindi lasciate stare il talento nel bodybuilding, sapersi allenare, la dedizione al sacrificio, tutte queste menate, grandi sogni, lì è una questione di tonnellate di farmaci, la capacità di sopportarli, la reazione al fisico al farmaco, queste sono le cose fondamentali. Vi posso aggiungere che non basta nemmeno questo, perché per andare ai massimi livelli bodybuilding ci vuole anche fortuna, dovete essere in certi giri. In realtà, parliamoci chiaro, la maggior parte della gente che si bomba e che si dopa non va da nessuna parte. Possono vincere anche una gara, una garetta o qualche titolo, ma finisce lì, dove volete che vanno. Mentre i danni che ha fatto l'organismo permangono. I danni che ha fatto a una famiglia, magari se vengono arrestati o scoperti, li fanno. Vedete, quando molti dicono io voglio avere la libertà di fare quello che voglio, questo a parte che è un discorso che porta allo sfascio qualsiasi società, ma voi, la vostra libertà, avete anche delle responsabilità, i vostri cari, i vostri genitori, sorelle, fratelli, figli, non potete fare quello che volete, crearvi dei danni, creare problemi a tutti. Quando poi viene una tragedia, che un giovane bodybuilder muore, quella è una tragedia, una vita umana giovane morta. Sul lato umano nessuno può discutere questo, ma non possiamo esimerci dal discutere il perché questa morte è avvenuta, se possiamo evitarla. È come quando un giovane muore per overdose di eroina, cocaina o di ecstasy, o un incidente stradale causato dall'alcol perché uno era ubriaco. Che facciamo? Vogliamo farci solamente prendere dalla pena del fatto e non discutere del problema? Non vogliamo prevenire altre morti? Allora, quando un giovane bodybuilder muore, molto giovane, per problemi causati dai farmaci, questo giovane sicuramente merita il rispetto per la sua morte e nessuno vuole offenderlo in maniera gratuita. Ma è anche giusto dire che questo non è un esempio, non va assunto ad eroe. Nessuno può essere assunto ad eroe se va contro la legge, si fa del male gratuito, con sostanze dannose. Che eroe è questo? Non è eroe di niente. L'eroe semmai è la persona normale, il ragazzo, l'uomo, che si allena veramente per tutta la vita, per anni, per migliorare il suo fisico, e ce la fa, e migliora, è motivato,
Questa è una persona che farà del bene a se stesso, alla famiglia, alla società. Non chi chiama spacciatori perché ha bisogno di 20 fiale di Sustanon, 50 fiale di Nandrolone e così via, e poi si butta tutto dentro, e poi si ammala, e poi forse muore. Questo è un esempio? È l'esempio che dobbiamo dare ai giovani, ai nostri figli? No, fate voi, per me non è un esempio in nessun modo, è un esempio negativo. E dobbiamo far sì che queste cose non avvengano. Questo è il nostro compito, il compito degli uomini di responsabilità, di un buon padre di famiglia, se vogliamo. Noi dobbiamo citare esempi positivi, non negativi. Bene. I sogni devono essere belli, buoni, non sogni di morte. Ora, questo video probabilmente sarà visto da migliaia di persone, anche con molti giovani. Tu che mi stai ascoltando, ora hai di fronte a te due scelte, hai due trincee. Qui hai il male e qui hai il bene. Qui hai la legalità e qui hai l'illegalità. Qui hai la salute e qui hai le malattie e la morte. Qui hai il tuo successo personale, vero, il tuo ego che migliora. E qui hai la dipendenza dai farmaci, il tuo fallimento fisico e morale. Master Wallace è dalla parte sana, il bene contro il male. Ora la scelta è tua. Master Wallace, Italian Body e l'MVS sono dalla parte del bene. Noi ti aspettiamo. E se solamente un giovane, se solamente un giovane, guardando quello che ho detto, questo video, sceglierà la strada giusta e verrà salvato, allora questo video avrà un senso.